Buongiorno a tutti e benvenuti da Borsari Strumenti Musicali. Sono Stefano e oggi ho il piacere di provare insieme a voi questa straordinaria chitarra. Parliamo di una Cole Clark modello FL3EC, Electric Cutaway, sta per EC, RDBL. Queste sigle, queste lettere significano FL, Fat Lady, una dreadnought grandona. 3 è la serie, in questo caso la 3 è la serie più alta, e C, Electric Cutaway, RDBL indicano i legni utilizzati per il top, che in questo caso è un redwood americano di classe 3A. Sapete che le A sono la classificazione, diciamo, del taglio dei legni, della qualità del legno, il 3 è il top, mentre fascia e fondo sono di questo straordinario Blackwood australiano, sempre 3 gradi A, con questa bellissima venatura, fondo in tre pezzi e fasce, le vedete qua. Ora, la chitarra è una dread, appunto, di shape, è una chitarra particolarmente grande, con tanto volume, tanti armonici. Il manico è un pezzo unico in acero del Queensland, ve lo mostro, con la volutina diamante qua dalla paletta. Meccaniche di stile dorate, la tastiera è una tastiera in ebano, bellissima, con inlays in abalone, queste decorazioni che vengono riportate sia sulla tastiera che sulla rosetta in questi dettagli. Abbiamo 20 tasti con misure, diciamo, piuttosto standard, ok? Quindi il diapason, ossia la distanza tra capotasto e traversina, è di 648 mm. La larghezza al capotasto è di 44 mm e la radiatura è da 12. La chitarra è finita satin alla nitro, nitrocellulosa, e quello che diciamo caratterizza in particolar modo un po' il progetto di tutte le Cole Clark è il sistema di amplificazione, che in questo tipo di strumento, che è un po' il top di gamma di Cole Clark, è il cosiddetto three-way pickup system, quindi un sistema a tre vie. Abbiamo presente un piezo sottosella, abbiamo un condensatore installato nella chitarra e abbiamo anche il cosiddetto phase sensor, ossia un sensore che attraversa la tavola armonica che ci consente di intervenire sulle frequenze medie fino a 350 Hz. Vi faccio sentire giusto due note, dopo vi suonerò qualcosa con la chitarra spenta in acustico, però adesso vi faccio sentire come intervengono questi, come interviene questo sistema di amplificazione. L'idea di Cole Clark in generale è quello di rispettare al 100% il timbro della chitarra, quindi la loro logica è: una chitarra amplificata deve suonare come la chitarra in acustico, semplicemente ad un volume più alto. Sentiamo. Chitarra in acustico, adesso attiviamo il sistema, in questo momento siamo in flat e abbiamo attivi sia il piezo sottosella, abbiamo attivo il phase sensor e abbiamo attivo anche a metà il condensatore. Sentiamo. Come il sistema è rispettoso del timbro ricco, pieno di armonici, con delle frequenze ben definite e non interviene, non si, diciamo, non si sovrappone, non è il posto del, non è un altro suono rispetto a quello della chitarra, è il bellissimo suono della chitarra amplificato. Adesso vi faccio sentire un attimo come interviene il condensatore. Così non c'è, così c'è. Sentite che si sente proprio, il condensatore recepisce anche il suono della cassa mentre se lo tolgono. E vi faccio sentire come interviene invece il phase sensor, quindi sulle frequenze medie. Più enfatizzate. Via via mi sposto sul piezo. Phase sensor attivo. E torniamo in flat. Questo ancora il suono della chitarra in acustico.
Benissimo, adesso ascoltiamola un attimino in azione, ve la suonerò in acustico. Mettiamoci un po' di amplificazione, così ve la faccio sentire anche un po' amplificata. Straordinaria anche come resa armonica, bellissima su tutte le frequenze, non ce n'è nessuna che prevarica, belli bassi, profondi, definiti, belli medi, tesi e presenti e bellissimi gli acuti che non sono mai troppo stridenti, neanche quando andiamo ad amplificare. Stiamo suonando su un amplificatore di ottimo livello, stiamo utilizzando una R Alpha. Sono in flat nell'ampli e sono in flat anche nel sistema qui di amplificazione a bordo della chitarra. Ve lo faccio vedere un attimo da vicino. Questo è il three-way system di Cole Clark. Abbiamo il selettore, appunto, piezoelettrico e phase sensor, il volume centrale e poi abbiamo l'intervento del microfono a condensatore, oltre ovviamente alla equalizzazione a tre bande acuti, medi e bassi. È uno strumento straordinario che io vi invito a venire a provare qui da Borsari Strumenti Musicali, Rotonda Torri 9BC a Bologna. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino a questo punto. Vi invito a mettere un mi piace al video e iscrivervi al nostro canale YouTube. Con questo è tutto, alla prossima. Grazie.